Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video e scusate la faccia un po' così provata, ma è stata una settimana molto difficile tra raffreddore che è ancora presente, non so se mai se ne andrà perché la piccola sta ancora così e niente, quindi oggi sono andata a provare prima di tutto un nuovo prodotto per sopracciglia che ho trovato, quello di Essence, il Tiny Tip Precise Brow Pen. In tre colorazioni, io ne ho prese due, che dovrebbe essere per blonde e per brunette. Tutto bellissimo, lo swatch, la resa, tutto molto bello, come potete vedere, molto il pennino molto 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 sottile, però come sempre c'è questo cioè questa dose di rosso che fuoriesce e un po' mina la resa finale. Non sono malissimo, però come dire, io ho bisogno di toni un po' più freddi che rossi. E però vabbè, ce la teniamo, no? Allora, oggi andremo a, cioè è come dire, mo sono venute abbastanza decenti perché io comunque sopra ci vado a mettere, cioè faccio il pelo e poi sopra ci metto una polvere fredda che va un po' a uniformare, però non mi fa impazzire. Quindi per adesso il miglior prodotto che io abbia provato è la penna di NYX, la Lift and Snatch. Allora, detto ciò, mi sono stati donati gentilmente due fondotinta di Kiko, perché come ben sapete, io non compro roba di Kiko, cioè preferisco mettere da parte e comprare altre cose, perché comunque, a parte che Kiko a un certo punto mi ha cominciato a deludere e poi comunque tra i brand di medio costo preferisco L'Oreal, Maybelline, NYX proprio. Ma Kiko è proprio l'ultima scelta. E quindi niente, dicevo, c'ho l'Hydrating Foundation Smart, questa è, quindi c'è roba grossa, in Warm Rose 01 e il fondotinta a lunga tenuta 24 ore ad alta copresa, agitare prima dell'uso, nella colorazione 01 Ivory. Sono tutte e due delle colorazioni chiarissime, però noi se ne mettiamo lo stesso, proprio a dimostrare che possiamo sfruttare tutto quello che abbiamo in casa, farina, lievito, burro, tutto. Allora, io sono un po' curiosa del Wonder Woman Born to Last Foundation 24 Hour e quindi vado a mettere prima questo qui. Lo utilizzo anche come contorno occhi, voglio proprio. Perché io per esempio ho il Maybelline 30 ore, quello lì lo uso anche come concealer, cioè metto tutto, mi copre, mi dura ed è meraviglioso. Quindi voglio capire questo. Allora, sicuramente non posso metterlo su tutta la faccia perché è estremamente bianco, è proprio bianco bianco. Però come di, poi ci andiamo a mettere il bronzer, ci andiamo a mettere Chicchino e Chicchetto e quindi vedrai che, anzi ti dirò di più, che sotto ci vado a mettere un primer abbronzante, no, in realtà un po' più scuretto che usavo d'estate, il Sun Gasm di Catrice, che appunto, vabbè, non ti colora, però ti tonalizza leggermente. Verso lo scuro, cioè vedete, non, cioè, in realtà non è che colora, però ecco, andiamo ad aiutarlo. Allora, vediamo Kiko, vediamo. Allora, lo metto sul mio pennellozzo e poi vado. Allora, mi ricorda molto quello di, come si chiama? Fenty. E quindi brutto, non mi piace.
Cioè, se c'hai la pelle secca, poco poco. Ciao. Ciao, ciao, bambina. Cioè, mi evidenzia il mondo. C'ha un odore molto presente. Non è, cioè, un profumo. Non è sgradevole, però è molto presente. Nel momento dell'applicazione, poi dopo non si sente. Allora, questo mi dà proprio l'impressione che va tamponato, perché se lo strisci si sposta. Quindi, secondo me, con la spugnetta è meglio, però, cioè, come dire, essendo venduto come un fondotinta ad alta coprenza, io mi aspetto che... Allora, io mi aspetto che... cioè, tu comunque mi copri. Cioè, vedete che succede quando lo... Lascia proprio la strisciata. Mi aspetto che mi copri, invece qua vedo ancora. Cioè, sbianca, sbianca, eh. Mi sento proprio Casper, levati, levati da questa terra. Allora, come concealer, ovviamente, è una ciofeca. Cioè, come usato sul contorno occhi, non mi piace per niente, proprio oscenità. Poi dice lunga tenuta, no? Ma questa si è esposta, cioè non si asciuga nemmeno. Lunga tenuta di che? Questo mo vedi che se ne va a giocare di qua e di là. Vabbè, niente, quindi quando ci troviamo in questa situazione un po' disastrata che abbiamo scelto purtroppo, abbiamo buttato i soldi, ho detto oddio, ho comprato questa cosa che... prendiamo il nostro miglior amico concealer, è l'unica soluzione, e andiamo a coprire, andiamo a coprire il copribile. Quindi lo mettiamo ma che è finito questo? No, amico concealer, non puoi finire così. Amico, amico! E andiamo un po' a fare le veci del fondotinta. Quindi lo stendiamo bene qui. Allora, tanto è inutile andare in questa zona qui perché se non avete bisogno di un'eccessiva coprenza, poi alla fine, sfumando bene questa oscenità e andandoci con una cipria, il bronzer e tutto quanto, non si dovrebbe nemmeno vedere, però ecco, se avete bisogno di coprenza, sappiate che, cioè, in realtà questa non è una buona scelta in nessun caso, a maggior ragione se avete bisogno di coprenza. Quindi adesso vado un po' a sistemare il mio beneamato concealer e poi torniamo. Non so se ho prodotti bronzer o cose da farvi vedere. Mi sa di no. Sto riflettendo. Non avendo nulla di nuovo da farvi vedere, mi sa che passiamo direttamente al trucco occhi. Allora, per il look occhi voglio andare a fare una cosa abbastanza semplice, tanto per cambiare, prendendo questo marroncino qui. Questo marrone un po' più scuro, di queste palettine di Juvia's Place. E poi voglio andare a utilizzare questo scimmerone e questo più chiaro dalla palette di Huda, che ha i shimmer più belli dell'universo. Allora, e voglio andare a provare una cosa nuova. Che sarebbe il primer occhi di Essence, il nuovo primer occhi di Essence Super Coverage Eyeshadow Base. Questo qua, che secondo me ha delle buone, come dire, al tatto, prima l'ho swatchicchiato, secondo me ha delle ottime intenzioni. Allora, noi lo andiamo a mettere con un pennello piatto per far dare proprio il massimo, cioè molto molto molto
presente, molto spesso, e ne ho messo un goccino, veramente un goccino, e ci faccio tutte e due le palpebre senza problemi. Andiamo a fare proprio la shape da influencer. Leggo la domanda, ma il primer va settato? Allora, il primer occhi serve proprio, come dire, a settare il trucco in realtà, cioè nel senso che se tu vai a mettere una polvere, una cipria, e cioè vai a creare solo uno strato sopra la polvere che poi andrai ad aggiungere, quindi un po' si perde il significato del primer, perché il primer in questo caso serve a che cosa? Ad far aderire meglio il trucco, quindi a dare una resa migliore al colore, alla durata e tutto quanto, e in caso di palpebra problematica, perché se tu non hai nessun problema di trucco che si scioglie, eccetera, eccetera, che ti dura durante il giorno, il primer può essere anche evitato. E invece serve proprio a questo, quindi settarlo, cioè mettere una palpebra, sì, una palpebra, una cipria per esempio, annulla un po' il potere del primer, no? E fare un po' una sciocchezzuola. Allora adesso vado a prendere un pennello e vado a mettere il colore più scuro, come ci hanno insegnato li meglio makeup artist, influencer che girano in giro. Quindi vado a mettere il colore più scuro e poi lo vado a sfumare con quello più chiaro. Allora, che io prendo questo qua, perché non è che ho molto le idee chiare su quello che voglio fare in realtà. No, qua, così. E metto il colore più scuro, così lo tampono. Allora, voglio prendere questo, tipo questo qua, e vado, pennello più piccolo. E vado, parto da metà del colore scuro e vado a ripicchiettare questo. Un altro pennellino e prendiamo un altro colore ancora più chiaro e andiamo nella parte più esterna a sfumare. Ma io vado semplicemente a, col pennello sporco che avevo prima, a sfumare questa situazione così e vado a metterci col ditone, mattacchione, ci vado a mettere questo qua. E questo, se tu lo metti su una base rosata, mostra più il rosa. Se lo metti su una base del genere, ti dà un senso di rame. Molto molto bello questo colore. E al centro, che voglio un po' più di sbin sbun sbam sbam, ci vado a mettere questo che è proprio un topper. Un toperino. Molto molto carino anche questo. Poi metto matita nera, no, l'eyeliner no, va, matita nera, mascara e ho fatto. E quindi faccio anche l'altro occhio e poi torno che vi voglio far vedere un prodotto per le labbra molto. Allora, questo è il make-up finito, molto carino, molto sobrio, elegante. Non è la mia tecnica preferita, cioè ci metto il doppio del tempo per fare una cosa che ci metto invece 5 minuti, però va bene. Poi proverò anche il primer, insomma, per sfumare, non per picchiettare, però al momento, beh, sì. Allora, vi volevo mostrare questo fantastico, si definisce lip gloss waterproof, ma in realtà è una lip tint. Sì, allora l'ho visto su TikTok. Devo ammettere che è stata una, come dire,
non lo fate, cioè tipo l'ho visto e ho detto no, lo devo prendere. Fortuna ha voluto che sono riuscita a trovare questa cosa non dello stesso brand che ho visto, ma sono tutti uguali che sono cinesi, insomma in un posto che me lo portava in un tempo, insomma qui vicino. Quindi insomma l'ho preso, l'ho provato ed effettivamente è una svolta nel momento in cui voi avete delle labbra cianotiche, un po' come le mie, che prive di pigmento naturale, e insomma voi volete, che ne so, anche non vi volete truccare, mettete questo. Allora, sembra too much quando lo metti, no? Dici, oddio, quanto colore. Ma in realtà, poi quando si asciuga, e quindi vedete, una volta che si asciuga, è proprio una tinta. È una tinta e tu sopra ci puoi andare col gloss, però sotto resta comunque un colore umano. Vedete, ora si sta asciugando. Sono finite le mani. Niente, è una tinta. Quindi io sopra ci vado con il gloss che ovviamente non ho a portata di mano. Che novità, che novità! Che novità! Ah no, ce l'ho, eccolo qua. C'ho questo qua di Essence. Ah, che poi tra l'altro questo ve lo sto mostrando perché secondo me è una figata assurda. E perché l'ho messo anche nel giveaway che spero di far uscire oggi. E ho messo anche questo qui, che è l'Extreme Volume, il What the Fake, che, con il peperoncino dentro. Che appunto ti dà questo. Questo è il bacio del pericolo. Perché se tu baci uno con queste labbra peperoncinate. Poi ovviamente risulta, cioè all'inizio risulta un po' più fucsia, però poi va a stemperare, mo non so da lì come si vede, però poi diventa un po' più un tono, dipende poi tantissimo dal colore delle vostre labbra, questo sì. E quindi niente, quindi avete il gloss, però insomma con sotto un po' di vita. E come brucia, come brucia. E quindi niente, spero che il video vi sia piaciuto e mettete like, iscrivetevi al canale. Ciao ciao.